Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: gelo a Verissimo per le dichiarazioni shock di due concorrenti, Silvia Toffanin spiazzata dall'intervista più attesa. Gelo nello studio di Verissimo durante la puntata trasmessa da Canale 5 il 1 ottobre. Tutto è accaduto quando Silvia Toffanin ha chiamato in studio Federica Panicucci e Francesco Vecchi, i conduttori di Mattino 5 che, settimana dopo settimana, continua a convincere tutti portando a casa ascolti importantissimi. Un'intervista organizzata per celebrare il successo della trasmissione di Canale 5 che va in onda dal lunedì al venerdì informando il pubblico sui fatti di cronaca, politica, ma anche di gossip e cronaca rossa. Federica Panicucci e Francesco Vecchi, oltre a parlare delle rispettive vite, hanno anche svelato dettagli del loro rapporto e le dichiarazioni hanno spiazzato la conduttrice. Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Verissimo, le parole gelano Silvia Toffanin e il pubblico. Federica Panicucci e Francesco Vecchi conducono da anni Mattino 5. Il loro rapporto è stato spesso al centro di rumors e indiscrezioni a cui hanno risposto nel salotto di Verissimo. Silvia Toffanin ha chiesto ai due conduttori come sono i loro rapporti a telecamere spente e la risposta di entrambi ha spiazzato tutti. No, migliori amici non lo siamo, però devo dire che c'è un quieto vivere, è stata la risposta della Panicucci. No, migliori amici non lo siamo, è stata la risposta di Francesco Vecchi. I due hanno poi parlato delle rispettive esperienze. La Panicucci ha svelato un retroscena del suo passato televisivo: una volta a Portobello ho sostituito una collega per fare uno sponsor. Dovetti studiare quattro righe. In diretta purtroppo ho perso il filo del discorso facendo scena muta. È stata un'umiliazione tremenda, una bruttissima figura. Francesco Vecchi, invece, ha parlato del suo rapporto con la moglie Tina. La nostra è una bella fiaba, in cui però il bello addormentato nel bosco sono io, ha raccontato il conduttore. Devo ammettere che è stata lei a fare il primo passo e a farmi capire che c'era una vita in cui si poteva essere felici, spiega il giornalista che, con la moglie, ha vissuto la gioia più grande un anno e mezzo fa quando è nato il loro bambino. Io mi alzo alle 5:30 per lavoro e lui a volte si sveglia prima di me. I bambini portano tanta gioia, ma anche fatica, ha aggiunto. Insomma, tra la Panicucci e il collega c'è una stima professionale, ma non un'amicizia come hanno confermato entrambi. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.